18 settembre, Polio Day, quali sono i motivi che vi hanno spinto ad organizzare questa seconda edizione? Diciamo che il motivo di fondo rimane sempre quello di sensibilizzare, un evento alla fin fine che tende a sensibilizzare enti, istituzioni, medici e anche i polio stessi su una patologia, su una condizione che sembra scomparsa. Allora ci sembrava opportuno riprendere i temi di quelli che era il precedente Polio Day, riproporli magari anche in una visione più allargata per quanto riguarda anche la condizione non solo medico-clinica ma anche quella molto sociale legata alla disabilità. Quindi l'obiettivo di questa giornata è anche la divulgazione tecnico-scientifica delle problematiche dei polio. Sì, da un lato ci sono anche alcuni interventi relativi più ad aspetti di tipo quelli sociali, quindi non so, la legge 104, piuttosto che le pratiche dell'INPS, piuttosto che alcuni elementi sociali che incidono pesantemente dovuto alla condizione della disabilità. Siamo al convegno del Polio Day e parlare di disabilità in questi momenti di tagli è sempre difficile, ma cosa può essere d'aiuto alle persone con disabilità dal punto di vista fisico e morale per una vita dignitosa? Ma prima di tutto cercare di abbattere quelle barriere culturali che aleggiano nella nostra società, che la persona con disabilità sia una persona facente parte di una comunità a sé stante. La persona con disabilità è un cittadino come tutti gli altri, è un cittadino che deve avere la stessa libertà di scelta degli altri cittadini, e diciamo che in Regione Lombardia sicuramente è stato fatto un grande passo avanti con la stesura del piano d'azione regionale per le politiche per le persone con disabilità, in cui viene valorizzato proprio il ruolo della persona al centro del percorso, ma soprattutto che la persona con disabilità è una risorsa e non un costo sociale. Altro messaggio che deve passare è proprio questo, è che chiunque di noi in un contesto ambientale sfavorevole può essere persona con disabilità. Di conseguenza il problema, tra virgolette lo metto, della disabilità non è un problema limitato a una determinata condizione o gruppo di persone, è un problema di tutti. Questa è una cosa fondamentale, e il suggerimento che posso permettere come persona disabile di lanciare, anche se siamo in un momento molto difficile in cui si ipotizzano tagli a destra e manca per le fasce fragili, non dobbiamo assolutamente abbatterci, anzi assolutamente il momento che può essere motore e soprattutto vettore di un cambiamento in cui sempre di più la persona con disabilità può essere al centro di un percorso nuovo e di una costruzione di un welfare nuovo basato soprattutto, come succede e succederà in Regione Lombardia, questo passaggio dall'offerta alla domanda, cioè l'identificazione del bisogno per poi costruire la risposta più appropriata per la persona. Onorevole, questa mattina ha sottolineato come sia importante non abbandonare i servizi sociali e tutto quello che ne consegue. Sì, servizi sociali, penso all'assistenza domiciliare agli anziani, ai centri diurni per le ragazze disabili, ai servizi di sollievo, agli asili nido, ai servizi di mutuo aiuto alle famiglie, sono fondamentalissimi per la dignità, per il benessere delle persone. Sono pochi nel nostro paese e stanno per essere massacrati da questo governo che ha azzerato tutti i fondi per le politiche sociali, cancellato la legge 4328 sulle politiche sociali, e che adesso con questi tagli forsennati ai comuni, come ci dicono i sindaci, si andrà ancora peggio. Quindi bisogna proprio difenderli, migliorarli, perché avere servizi sociali vuol dire migliorare la qualità della vita soprattutto delle persone in difficoltà.
c'è da dire, come ha sottolineato lei, che a volte le persone non conoscono tutti i loro diritti, quindi c'è bisogno anche di comunicazione istituzionale. Sì, è vero, perché noi comunque siamo un paese importante, civile, siamo un paese che ha fatto molto per le politiche sociali, per le persone disabili, per le persone che sono in difficoltà, per la maternità. E bisogna conoscere le opportunità, le leggi, i diritti, e quindi mi sento impegnata a farle conoscere. Per esempio, una famiglia, genitori che hanno un ragazzo, un familiare con una disabilità gravissima, hanno diritto a un congedo fino a 2 anni pagato. Utilizzatelo, quei genitori, così come anche i permessi che sono previsti dalla legge 104, così come anche l'assegno di maternità, l'assegno al terzo figlio, la legge sui congedi parentali, che è la legge 53 del 2000, opportunità, diritti che neanche i tagli forsennati di questo governo può toglierci, perché sono diritti scritti nel nostro ordinamento che dunque bisogna esigere.